Buongiorno a tutti e benvenuti a questo evento digitale. Oggi siamo insieme al comune di Recanati, che come appunto sappiamo tutti è la città di Leopardi. Però ecco, quello che vogliamo presentare oggi è un nuovo servizio che è stato attivato dal comune, che è lo sportello telematico polifunzionale. Lo sportello telematico polifunzionale è uno strumento che permetterà a tutti i cittadini e professionisti di connettersi e di poter inviare le pratiche online, comodamente da casa, dal proprio ufficio, da qualunque altro luogo vi doveste trovare, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Quindi ecco, cosa importantissima è che è veramente sempre, sempre disponibile. Quindi se doveste avere la necessità o la comodità di inviare una pratica il sabato sera a mezzanotte, potete tranquillamente farlo perché lo sportello telematico è sempre attivo. Vi ricordo quindi inoltre che il portale è già attivo da adesso. Il link è www.sportellotelematico.comune.recanati.mc.it. Quindi se volete già iniziare ad andare a dare un occhio, potete tranquillamente farlo. Poi comunque ci saranno i nostri tecnici che vi faranno vedere come funziona lo sportello e come si presenta esattamente una pratica online. Vi do un'indicazione tecnica prima di dare ufficialmente il via a questo evento. Innanzitutto potete fare domande durante tutto il corso dell'evento, quindi qualunque dubbio dovesse venirvi, potete tranquillamente scriverceli nella chat, nella barra degli strumenti che vedete sul vostro schermo e vi risponderemo. Quindi state tranquilli se non dovessimo rispondervi subito, perché al termine dell'evento ci riserveremo qualche minuto per rispondere a tutte le domande. Quindi cercheremo di risolvere tutti i vostri dubbi. E il mio consiglio è veramente quello di fare tutte le domande che vi vengono in mente, perché poi sarà ovviamente più facile utilizzare lo sportello una volta che avrete chiarito tutti i vostri dubbi. Perfetto, allora direi che per iniziare, visto che stiamo parlando di un prodotto digitale e innovativo, lascerei la parola a Michele Moretti, che è l'assessore alla transizione digitale del Comune di Recanati. A lei la parola. Benissimo, allora a me l'onore di fare anche i saluti istituzionali per tutti i cittadini virtuosi che si sono collegati per questo webinar che sarà interessantissimo, che apre nuovi obiettivi, nuove facoltà, nuove possibilità per i cittadini ad accedere sulle piattaforme, diciamo, informatiche del comune, accedere a tutte le informazioni del comune. Vedete già che c'è una nuova grafica del sito istituzionale e questo è già un dato molto importante. Una piattaforma che è molto più accessibile, molto più intuitiva, e questa, diciamo, novità rientra nei nostri obiettivi fondamentali di programma che ci eravamo dati. E chiaramente la situazione pandemica ha reso quanto mai più attuale questa necessità di utilizzare quanto più possibile le piattaforme digitali e gli accessi informatici a tutti gli uffici comunali, quindi rendere il comune effettivamente non solo un luogo fisico dove poter accedere di persona, ma soprattutto un luogo dove poter accedere anche in qualsiasi momento con grande utilità attraverso i vari dispositivi informatici che abbiamo oggi a disposizione. Questa crisi pandemica ha reso tutti un po' più, diciamo, capaci di utilizzare queste strumentazioni, non solo i più giovani, ma anche le persone come me che hanno qualche anno di più e anche quelli ancora più age, che un qualche anno ancora di più, hanno dovuto necessariamente fare i conti con queste nuove realtà. Quindi noi ci siamo messi a disposizione di questa nuova possibilità che ci è stata data, abbiamo lavorato intensamente, tutti i dipendenti pubblici sono messi a disposizione per fare uno sforzo enorme in questi mesi per rendere nel più breve tempo possibile realizzato questo nostro obiettivo. Credo che ci siamo riusciti in maniera più che egregia. Sicuramente all'inizio ci potrà essere ancora qualche piccola difficoltà, qualche piccola, diciamo, perplessità nell'accedere a questo tipo di piattaforma, però ricordate che i nostri uffici, i nostri dipendenti saranno sempre a disposizione con le persone che avranno qualche difficoltà in più ad utilizzare queste piattaforme, per dare tutte le notizie, tutte le informazioni utili per poter poi praticarle in maniera agevole. Basterà fare una prima pratica una volta e vedrete che poi il tutto sarà molto semplice, molto facile e molto intuitivo. Noi siamo un comune molto inclusivo, vogliamo la partecipazione dei cittadini e questo strumento è uno strumento che rende possibile la partecipazione dei cittadini in maniera anche più agevole e quindi va nell'ottica dei nostri obiettivi.
Io quindi vi do un caro saluto e vedrete che questo webinar sarà molto interessante per tutti. Scusate, avevo il microfono spento. Grazie, grazie mille. Ecco, stavo dicendo che appunto dopo questo periodo ci siamo tutti fatti le ossa qualche parte scivolone come me adesso che non avevo acceso il microfono e siamo comunque più abituati ad utilizzare gli strumenti digitali. Quindi ecco, vi assicuro innanzitutto che questo sportello è assolutamente semplice, ma come ha appena detto anche l'assessore, lo scoglio è la prima pratica. Una volta compilata una pratica sono tutte uguali, quindi state tranquilli. Che assolutamente poi dopo la strada in discesa ed è molto più facile e molto più comodo. Perfetto, allora ringrazio l'assessore e lascio la parola che vedete già qua con me a Mirko Scorcelli che è il vice sindaco assessore al commercio del comune di Recanati. A lei la parola. Grazie, buonasera a tutte le persone che sono collegate con noi, ai tecnici della Maggioli, ai professionisti e ai cittadini della nostra città. Ringrazio il personale dell'Ufficio Commercio, che è vicino a me, Antonietta e Silvia, che si sono spese affinché ci sia l'attivazione di questo sportello unico. Questo sportello telematico con questo sportello telematico si compie un grande passo innovativo per migliorare la vita dei nostri cittadini, semplificando e velocizzando tutte le pratiche e i servizi amministrativi. Come lei ha già detto prima, 7 giorni su 7, 24 ore su 24 aperto. Interagire fra comuni, cittadini, imprese e professionisti dovrebbe essere una cosa molto facile e molto veloce. Io ho guardato e ho visto che è intuitivo e la divisione fatta per aree visive è una cosa importante e comoda. Di grande comodità ho trovato anche i riferimenti normativi sempre sotto mano e la possibilità veloce di stampare naturalmente i relativi moduli. Siamo il primo comune che fa questo? No. Ma sicuramente siamo fra i primi e siamo felici ed orgogliosi di esserci. L'inizio, come già detto qualcuno, non sarà semplice per i cittadini che non sono abituati ancora con i computer, con telefonini, e invece sarà un po' più semplice naturalmente per i professionisti che già su questo tipo di procedure operavano da tempo. Mi auguro che in breve eventuali problematiche possano essere superate e quindi che questo nuovo incontro fra amministrazione e cittadini e professionisti, questo dialogo diventi effettivamente semplice e positivo e che migliori per tutti il modo di incontrarci. Grazie mille Vice Sindaco e appunto come ha appena detto lei, questo sportello è proprio uno strumento che avvicina la pubblica amministrazione ai cittadini ed è assolutamente, diciamo, velocizza assolutamente tutti i processi, tutti i rapporti con il Comune di Recanati. Quindi appunto c'è stato inoltre, c'è anche da dire, un grande lavoro da parte di tutti gli operatori comunali, perché pensate a quanti uffici ci sono e anche a tutte le pratiche che sono dovute essere rese digitali. Quindi c'è stato veramente, veramente un grande lavoro e tra poco vedremo anche i numeri di questo lavoro e vedremo anche il risultato. Prima di passare a questo, chiedo a Mirko Meschini di accendere microfono e webcam perché è la persona, diciamo, il referente commerciale del gruppo Maggioli che ha seguito proprio l'evoluzione del progetto e ha fatto collante tra vari uffici per riuscire a raggiungere questo traguardo insieme al comune di Recanati. Lascio a te la parola, Mirko. Grazie, grazie, grazie Anna e buon pomeriggio a tutti e ben trovati a questo webinar. Colgo l'occasione per ringraziare a nome mio e del gruppo Maggioli, in primis il sindaco Bravi, l'assessore Moretti, e vice sindaco Scorcelli, ma tutta l'amministrazione comunale, soprattutto anche tutti i dirigenti e in particolar modo anche il dottor Foglia, volevo ringraziare.
per aver creduto nella validità e la modernità del progetto. Devo dire che con i comuni di Recanati abbiamo iniziato un percorso da molti anni, un percorso ambizioso, legato a un percorso digitale, legato al miglioramento di tutti i back office, attraverso una piattaforma denominata SicraWeb del gruppo Maggioli, dove integra e semplifica tutte le attività quotidiane degli uffici. Questo è il risultato davvero importante. Oggi il comune di Recanati, oltre a essere conosciuto in tutto il mondo per il suo patrimonio culturale, diventa il primo comune delle Marche che lancia questo progetto lungimirante denominato proprio Sportello Telematico Polivalente, finalizzato alla richiesta di qualsiasi istanza in modalità digitale per tutti i cittadini e imprese, comodamente da casa, in un modo semplice e guidato soprattutto, 7 giorni su 7 e H24, quindi fruibile da qualsiasi giorno della notte in sostanza. Questo per rendere un obiettivo, proprio l'obiettivo di andare verso una semplificazione in tutti i sensi. In sintesi, cosa abbiamo fatto? Tutte le pratiche che in realtà oggi, le istanze che venivano richieste in modalità cartacea, oggi le abbiamo rese, le abbiamo riviste e rese disponibili digitali, rispettando comunque il codice dell'amministrazione digitale, ma soprattutto nell'ottica di un percorso ecosostenibile. Ringrazio qua, ci tengo a ringraziare anche tutti i dipendenti del Comune di Recanati che si sono adoperati alla realizzazione di questo importante progetto, durato molti mesi, e in particolare un ringraziamento anche a Antonietta Rotini, che è la sua collaboratrice, che ha fatto da collante a tutte le attività per tutti i settori. Oggi insieme allo sportello andiamo a presentare il nuovo sito istituzionale, dove adeguato alle nuove linee AGID, che rendono più immediato e comprensibile l'efficacia della ricerca. A questo abbiamo affiancato anche la nuova app Municipium, per essere sempre in contatto con l'amministrazione, quindi un'amministrazione sempre più smart, più aperta, mediante l'aggiornamento in tempo reale di tutte le notizie e le iniziative che succedono in città. Concludo dicendo che il bello arriva oggi, inizia oggi, e augurandovi una buona fruizione dei servizi digitali. Grazie e buon proseguimento a tutti. Grazie mille a te Mirko, e esatto, l'augurio è soprattutto, principalmente, anzi soprattutto quello di utilizzare lo sportello e l'app Municipium nel miglior modo possibile. Tra poco, anzi siamo praticamente arrivati al punto, diciamo, saliente di questo evento, quindi io ringrazio tutti per i saluti di benvenuto, quindi ringrazio Michele e Mirko, ci rivediamo alla fine dell'evento. E lascerei la parola a Giovanni Bonati, perché come vi dicevo adesso ci farà vedere proprio i numeri di questo progetto e gli strumenti principali per poter utilizzare lo sportello. A te la parola Giovanni. Grazie a te Anna, grazie all'amministrazione e a tutte le famiglie che questa sera hanno scelto di investire un'ora per vedere questo importante progetto che si inquadra in due filoni normativi molto importanti. Il primo, quello che viene chiamato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, molto importante perché sappiamo che sarà il futuro del sistema paese e che cita proprio la digitalizzazione dei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, elemento fondamentale per la ripresa. Ma l'altro punto molto importante sono le misure urgenti per la semplificazione che ci raccontano proprio come le pubbliche amministrazioni devono garantire la possibilità per tutti i cittadini di trasmettere pratiche online. Ed è proprio quello che vedremo stasera, quindi un sistema che attraverso l'accesso con SPID, con carta d'identità elettronica, con tessera sanitaria, con qualunque CNS, consente di presentare telematicamente da casa qualunque pratica.
già pronto in una imminente prospettiva futura di gestire anche i pagamenti elettronici e soprattutto dichiarando per ogni procedimento ai cittadini quali sono i termini entro cui l'amministrazione si impegnerà a rispondere. Ho parlato di SPID. SPID è il sistema pubblico di identità digitale, completamente gratuito. Potete prenderlo in posta online, www.speed.gov.it, perché so che su questo Anna fa sempre un simpatico sondaggio e come vedete i numeri sono grandissimi, stiamo raggiungendo i 22 milioni di cittadini. Quindi chiunque non l'avesse ancora, affrettatevi perché da oggi nel Comune di Recanati l'identità digitale si attua davvero. È stato un progetto importantissimo, oggi noi stiamo guardando la punta di un iceberg, ma possiamo vederla perché, come diceva il collega Mirko Meschini, in questi 8 mesi sono stati fatti tutti delle attività interne insieme ai dipendenti di semplificazione, digitalizzazione, standardizzazione di qualunque procedimento. E i numeri ce lo dimostrano. 8 mesi di progetto, 233 procedimenti che fino a questa mattina potevate fare andando in comune su fogli cartacei, da questa sera potete presentare questi 233 tipi di pratica da casa, 215 moduli digitalizzati e soprattutto un grandissimo progetto di inclusione, lo raccontavano prima i politici, e di partecipazione, perché 18 dipendenti che sono stati con noi a condurre questa esperienza straordinaria, nonostante le numerose pratiche e anche, diciamoci, il momento che non era facile, non era semplice. Quindi questa sera attuiamo proprio quello che diceva la carta della cittadinanza digitale, perché da questa sera a Recanati le cittadine e le imprese possono accedere in modalità digitale a dati, documenti e servizi. Quindi un bellissimo progetto anche di democrazia e di inclusione digitale. Quindi grazie per l'opportunità e a te Anna e buona visione con i miei colleghi. Grazie a te Gio. Quindi appunto come avete visto SPID è assolutamente ormai uno strumento essenziale per poter utilizzare i prodotti digitali e soprattutto per utilizzare lo sportello perché è anche assolutamente comodo. Adesso Luigi, il nostro tecnico, vi farà vedere innanzitutto cos'è lo sportello, come funziona e come si invia una pratica online. Lasciate la parola Luigi. Eccomi, buonasera a tutti. Eccomi, buonasera a tutti. Io sono il collega di Giovanni, Anna, Mirko, lavoro per la società che ha realizzato lo sportello del gruppo Maggioli e sono colui che ha seguito per gli 8 mesi di progetto il comune nella realizzazione di questo sportello telematico polifunzionale. Non è stato un lavoro di sola digitalizzazione, ma come diceva Giovanni, anche di semplificazione e un lavoro di standardizzazione dei contenuti che ci ha portato ad uniformare anche il linguaggio che tutti gli uffici hanno verso il cittadino, uniformarlo e appunto digitalizzarlo. Oggi vi faccio vedere, diciamo, a prodotto finito come è fatto uno sportello telematico, come è fatto il nostro sportello, ma soprattutto come si usa. Quindi in modo che già da questa sera potrete interagire con il comune di Recanati attraverso la piattaforma. Cominciamo dal vedere come si raggiunge lo sportello telematico polifunzionale. Accedendo al nuovo sito istituzionale del comune è stata proprio messa in evidenza nella pulsantiera in home page l'accesso al servizio, al nuovo servizio messo a disposizione dei cittadini, che è quello di sportello telematico. Cliccando su questo pulsante si accede direttamente alla piattaforma che ha comunque un suo indirizzo, quello che ha citato prima Anna, che è sportellotelematico.comune.recanati.mc.it. Quindi accedendo a questo indirizzo o accedendo dal sito istituzionale dell'ente potete arrivare ai servizi di sportello telematico. Vediamo un po' come è fatto. Diciamo che in estrema sintesi è proprio una finestra sugli uffici comunali. È una piattaforma che permetterà a tutti i cittadini di Recanati o comunque a tutti i cittadini che vorranno interagire con l'ente di poter accedere a tutti i procedimenti operati, gestiti dal comune. Abbiamo visto più di 200. Quindi accedendo a questa piattaforma potrà interagire con questa pulsantiera che racchiude per ambito tutti i processi gestiti dal comune. Quindi un cittadino potrebbe ad esempio accedere sotto il tasto tributi e trovare l'elenco dei procedimenti che per questo ambito
ha a che fare, quindi per questo ambito gestisce il comune. All'interno di ognuno di questi contenuti che sono presentati, ci tengo a precisarlo, tutti allo stesso modo all'interno del portale, il cittadino, scegliendo ad esempio la voce, scegliamo una voce che è conosciuta a tutti, ad esempio l'IMU, troverà in questa pagina tutte le informazioni relative al procedimento di suo interesse. Quindi trova un po' la risposta al come fare per, quindi al come fare in questo caso per versare l'imposta municipale propria. E quindi trova tutta la descrizione del procedimento, i riferimenti normativi per la procedura, delle volte se presenti anche i riferimenti comunali oltre che nazionali per la procedura, e se vorrà l'accesso, quindi se vorrà completare la pratica interamente da casa, oltre alla parte di descrizione, noi chiamiamo guida al procedimento, troverà l'accesso alla procedura. Come vi raccontava Giovanni, è importantissimo che la presentazione di un servizio digitale soddisfi anche tutti gli aspetti normativi, in questo caso di trasparenza. Infatti il cittadino trova per il procedimento la durata massima del procedimento amministrativo, l'ufficio competente, tutte le norme di riferimento raggruppate in questo pulsante, addirittura gli strumenti di tutela e appunto tutto l'accesso alla documentazione, quindi alla modulistica e tutti i possibili allegati necessari per la presentazione della pratica. Come vi dicevo, è stato fatto un grosso lavoro di standardizzazione dei contenuti, ragione per cui se clicco su sportello telematico, torno nella home page e vado ad esempio a consultare un altro procedimento, magari dei servizi demografici, come ad esempio cambiare residenza, trovo la stessa struttura dei testi, dei contenuti, quindi una parte descrittiva che risponde alla domanda come fare per, l'accesso al servizio che mi porterà alla presentazione della pratica che mi interessa, quindi ufficio competente, in questo caso ovviamente diverso, e i pagamenti. Se sono necessari per la presentazione della pratica. Quindi tutto quello che serve al cittadino per completare il suo iter in modalità digitale dall'inizio alla fine senza più recarsi in comune. Come avete visto, io fino ad ora ho solamente consultato tutti i contenuti, sono andato sotto il tasto tributi, demografici, ma ogni tasto è un contenitore di numerosi procedimenti, sotto servizi scolastici ne troverò ancora. Tuttavia, posso consultare tutti i contenuti in modalità, noi chiamiamola diciamo anonima, sul web di certo si definisce così, una consultazione che è fatta senza autenticazione. Avete visto, io non ho inserito nessun dato, non ho messo nome e cognome, non ho messo nessuna informazione, eppure ho potuto accedere al procedimento e consultare tutte le informazioni che voglio. Se volesse, ad esempio, in qualità di cittadino, iscrivermi magari all'albo degli scrutatori, posso accedere a servizi demografici, scrivere qua la parola chiave o nel motore di ricerca principale, che è un altro efficace metodo di consultazione del portale, vado a trovare un procedimento che mi interessa. Quando accedo all'iscrizione, al servizio per presentare la pratica, è lo sportello telematico che mi suggerisce che la compilazione telematica è riservata ai soli utenti autenticati. Quindi non è possibile presentare istanze con validità giuridica se prima non ci si fa riconoscere allo sportello telematico. Quali sono gli strumenti per farsi riconoscere allo sportello telematico? Giovanni prima ne ha citato uno. In alto a destra c'è il tasto Accedi che mi permette di scegliere tra i principali servizi di autenticazione, in realtà gli unici servizi di autenticazione previsti dal codice dell'amministrazione digitale, che sono SPID, che sta per Servizio Pubblico di Identità Digitale, la Carta Nazionale dei Servizi, siamo abituati a chiamarla tessera sanitaria, o la Carta d'Identità Elettronica. Per presentare istanze con validità giuridica al Comune di Recanati occorre avere almeno uno di questi tre strumenti in alternativa. Quindi se ho SPID, la Carta Nazionale dei Servizi o la Carta d'Identità Elettronica posso presentare le mie pratiche da casa. Ormai SPID è forse quello più conosciuto, ma è numerosissima ormai anche la diffusione delle carte d'identità elettronica che so che il comune rilascia, e quindi diciamo c'è una buona possibilità di accesso allo sportello. Adesso vi faccio vedere l'accesso con SPID, quindi cliccherò su Entra con SPID. SPID, ricordo, è un servizio gratuito, l'ha accennato prima Giovanni, lo si può fare da uno di questi identity provider, cioè da uno di questi fornitori. Nel momento in cui voglio accedere con SPID, scelgo l'identità digitale di cui dispongo, vado ad inserire le mie credenziali di accesso e
Come vi diceva, avrete già avuto modo di testare chi utilizza Speed, accedendo si richiede per una notifica o insomma un codice valevole per un unico accesso, che io approverò dal mio smartphone in questo caso, e lui mi farà autenticare al portale come Luigi Marzano. Quindi una volta che la notifica è stata accettata dallo smartphone, si effettuerà l'accesso. Ho forse sbagliato. Riproviamo una nuova notifica. Ok, forse non l'avevo accettata per tempo. Ok, autorizza. E il portale mi e l'identità digitale mi farà accedere allo sportello telematico in modalità autenticata. Cosa vuol dire? Non sono più un utente qualsiasi che accede allo sportello telematico, ma vedete, lo sportello mi restituisce anche un messaggio di benvenuto, benvenuto Luigi Marzano. A questo punto io posso presentare la pratica un po' come se fossi in carne e ossa davanti al funzionario del comune. Quindi il pulsante che prima mi diceva che la compilazione era riservata solo agli utenti autenticati, ora è diventato un pulsante di presentazione telematica. In questo pulsante io posso trovare tutte le funzionalità che mi permetteranno di completare il mio iter dall'inizio alla fine da casa attraverso lo sportello telematico. Ops, scusate. Ok, zoom, ingrandisco un po' così vedete meglio il modello. Quindi, una volta che ho fatto l'accesso alla compilazione telematica, mi trovo di fronte a quello che è il modello che normalmente avrei compilato con carta e penna in piedi nei corridoi del comune, ma che posso compilare comodamente da casa, inserendo i dati semplicemente da tastiera all'interno del modulo. Tuttavia, è una compilazione telematica intelligente, infatti contiene numerosissime funzionalità di supporto ed assistenza alla compilazione. Ad esempio, essendomi autenticato con Speed, tutti i dati anagrafici sono inseriti nel mio account, nella mia utenza. Quindi, utilizzando ad esempio la funzione di caricamento dati, il modello si precompila di quelli che sono i miei dati anagrafici. Avete notato che alcuni campi sono riempiti, sono colorati. Questi sono i campi che sono assolutamente obbligatori per la presentazione della pratica. Senza il completamento di questi campi mi sarà impedito trasmettere l'istanza. Questo per agevolare il cittadino, che non si dimenticherà di nessuna informazione saliente per la presentazione della pratica, ma per agevolare anche il comune che da oggi riceverà più facilmente delle istanze complete di ogni informazione e non vi dovrà più rincorrere in integrazioni. Per avere un colpo d'occhio su quelli che sono i campi obbligatori che non ho ancora terminato di compilare, sulla destra posso aprire e chiudere una tendina che mi mostra l'elenco dei campi mancanti che non ho ancora completato. Tra l'altro, se ci clicco, mi fa navigare all'interno del modello per mettermeli in evidenza. Una volta avviata una compilazione, non è obbligatorio concluderla, ma potrei salvarla e riprenderla in un altro momento. Quindi potrei salvarne una bozza e avviare nuovi processi, nuovi procedimenti o addirittura spegnere il PC. E in tutti i momenti posso accedere a una funzionalità importantissima, che è quella della scrivania del cittadino. L'utente autenticato, accedendo alla propria scrivania, potrà, nella sezione dell'area pratiche, vedere lo storico di tutti i suoi rapporti con l'ente. Quindi nell'area pratica, le mie pratiche, andare a consultare la storia di tutte le compilazioni, di tutti i modelli che ha presentato al comune. Questa funzionalità è importantissima perché vi permette anche di riprendere delle pratiche degli anni precedenti per trasmetterle nuovamente con le modifiche. Pensate alle dichiarazioni tributarie, vi permetterebbe di rimodificarle, ritrasmetterle o ai servizi scolastici e comunque in ogni momento di consultare la storia delle trasmissioni effettuate al comune. Infatti, tutte le pratiche che adesso vedete nella mia scrivania, che sono frutto dei test nei mesi di progetto, sono pratiche incomplete. Lo capite perché hanno un ingranaggio e non hanno un numero di protocollo. Ma nel momento in cui andremo a completare, andremo a trasmettere un'istanza, questa verrà riportata con la spunta e il numero di protocollo assegnato alla trasmissione della pratica. Perché? Perché una volta adesso riaccedo alla compilazione che ho lasciato in sospeso,
Una volta che io andrò a completare tutti i passaggi mancanti della mia procedura, della mia istanza, avrò, riaccedo al modulo, avrò la possibilità di trasmetterlo direttamente al protocollo informatico dell'ente. Quindi adesso vado a compilare il mio modello, come vedete inserendo i dati da tastiera, e vado a inserire tutti i campi. Quindi compilo il mio modello, vado avanti, do il consenso all'informativa trattamento dei dati, verifico se ho dimenticato qualcosa, assolutamente no, e salvo il mio modello. Ho completato tutti i miei passaggi, infatti il messaggio che mi dà lo sportello telematico è quello di istanza pronta per l'invio, mi dice l'istanza è pronta per essere inviata, e mi dà la possibilità di trasmetterla appunto. Ora non lo faccio perché lo sportello telematico è già in produzione e trasmetterebbe la pratica effettivamente al protocollo informatico dell'ente, cosa che adesso non possiamo fare, appunto non mi voglio iscrivere all'albo degli scrutatori del Comune di Recanati, ma vi garantisco che nel momento in cui un cittadino cliccherà su invia l'istanza, la pratica verrà impacchettata e spedita direttamente al protocollo informatico dell'ente, garantendo la validità giuridica di tutto quello che è stato dichiarato e stato presentato all'interno del modello. Il cittadino otterrà in tempo reale il numero di protocollo assegnato alla propria pratica e potrà vedere anche una ricevuta della sua avvenuta protocollazione. Dopo magari accedo da amministratore e vi faccio proprio vedere cosa vede un cittadino una volta che l'istanza è stata completata. Come diceva Giovanni, la piattaforma verrà successivamente implementata anche di altri ambiti, progressivamente anche del mondo delle attività produttive dell'edilizia, e ospiterà anche, già ne abbiamo fatto un rimando nella sezione pagamenti, anche la possibilità di trasmettere pagamenti con il nodo dei pagamenti PagoPA, al quale il Comune ha già aderito da tempo, appunto mettendosi al passo con i tempi, garantendo quindi una completa digitalizzazione del processo, dalla presentazione della pratica al pagamento dei diritti di segreteria, ad esempio legati alla pratica e alla sua trasmissione. Infatti nella sezione pagamenti è anche indicato come completare i pagamenti per tutte le procedure presenti sullo sportello telematico. Per chi di voi non dovesse ricordarsi, ecco, sullo sportello telematico è indicato anche un contatore che adesso speriamo di vedere crescere nell'uso della piattaforma. Per chi di voi non si dovesse ricordare qualcosa del mio intervento sull'utilizzo di questa piattaforma, provate già da stasera, mente fresca, magari a navigare tra i contenuti per vedere tutti i procedimenti presenti sullo sportello, ma se qualcuno di voi non dovesse ricordarsi delle nozioni, delle informazioni sull'uso della piattaforma, in alto a sinistra, accedendo alla sezione domande frequenti, potrete vedere un numeroso elenco di tutti quelli che sono i principali dubbi che abbiamo raccolto in tanti anni di sportelli telematici in giro per l'Italia, di tutte quelle che sono i principali dubbi che gli utenti possono riscontrare, possono avere all'uso della piattaforma. In questa sezione, ricercando anche per parola chiave, potrete trovare tutte le informazioni, delle volte anche corredate da immagini e screenshot, che vi spiegano come utilizzare la piattaforma telematica, come accedere, come caricare un allegato, insomma tutti quelli che sono i principali dubbi, ed è sicuramente uno strumento fondamentale per prendere dimestichezza con lo sportello telematico. Diciamo che questo è un po' tutto il sistema, un po' al giro del fumo, abbiamo capito che diventa una grandissima opportunità per tutti i cittadini di accedere in modalità digitale a quello che erano abituati a fare presentandosi in comune. È sicuramente uno strumento potentissimo, su questo credo che poi potranno parlare anche il comune continua ad essere vivo e anche fatto di persone fisiche, ma questo diventa sicuramente un'opportunità per tutti i cittadini che vorranno presentare procedimenti digitali da casa senza necessariamente presentarsi fisicamente in comune, con la stessa validità giuridica di un'istanza presentata nella modalità tradizionale. Ecco, spero di avervi dato un'idea chiara di come utilizzare e consultare la piattaforma. Non posso che augurarvi buon lavoro e di presentare tantissime pratiche. Magari cominciate già questa sera a navigare sulla piattaforma.
Grazie mille. Ecco, tra l'altro vorrei ricordare che inoltre la questa registrazione, questo evento sarà registrato e verrà caricato domani sul nostro canale YouTube. Quindi in caso ci fosse magari qualcosa che non vi ricordate e volete andare a vedere, il mio consiglio è proprio quello di tenerlo come un tutorial che potete sempre guardare, con cui potete risolvere i vostri dubbi. Perfetto. Allora, grazie mille Luigi. Come vi abbiamo detto, oggi presentiamo due prodotti digitali. Quindi il secondo prodotto digitale attivato dal Comune di Recanati è l'app Municipio. Scusami Anna, ti interrompo perché si sente di nuovo un po' male, forse devi cambiare l'audio. Sì, ma intanto Stefano ti lascio la parola. Eccoci qua e buonasera a tutti, grazie Anna e grazie a tutti i partecipanti. Stasera è l'occasione perfetta per andare a fare un po' il punto della situazione anche su altri progetti che con il comune di Recanati abbiamo portato avanti e possiamo lanciare sempre questa sera. E visto che parliamo di partecipazione dei cittadini e di contatto sempre più stretto che c'è tra i cittadini e il proprio comune, grazie alle opportunità del digitale, quale migliore occasione per andare a parlare del progetto Municipium, che è un progetto dove l'obiettivo è quello di mettere semplicemente in contatto in maniera sempre più stretta e sempre più diretta il comune con i propri cittadini, sfruttando tutte le opportunità delle tecnologie. La piattaforma Municipium quindi si compone, e adesso lo vedremo in questi pochi minuti insieme, di due strumenti digitali che sono a disposizione del cittadino. Parliamo del classico sito comunale, che è stato rivisitato seguendo quelle che sono le normative ministeriali delle linee guida AGID, per renderlo più semplice, più dinamico, più facile nella consultazione del cittadino, ma soprattutto, ed è qua che punterei un po' l'attenzione, sullo strumento per eccellenza che favorisce questo dialogo interattivo col comune, che è rappresentato dall'app Municipium, che è un sistema dedicato ai dispositivi mobili, quindi agli smartphone, che punta su un'idea positiva e virtuosa di rete, di community. Quindi su Municipium oggi sono presenti all'interno di un'unica app, quindi di un'unica piattaforma, quasi 1.000 comuni italiani virtuosi che credono in questo percorso di comunicazione digitale, di rapporto dinamico con i propri cittadini. Quindi l'invito che oggi esponiamo è quello che per tutti i cittadini di scaricare l'app, recando gratuita e immediata, una volta all'interno dell'app, Recanati, e quindi selezionare il comune per essere sintonizzati col comune di Recanati. All'interno poi della piattaforma troverete tutta una serie di servizi di comunicazione che aiuteranno appunto questo dialogo sempre più stretto con il comune di Recanati e li troverete facilmente all'interno di una home page dinamica che vi proporrà quelli che sono i servizi di punta messi di volta in volta in evidenza e le ultime notizie, gli ultimi eventi che vengono pubblicati in questa modalità di contatto dinamica. All'interno di Municipium, due sono gli ambiti che compongono il progetto. Parliamo di comunicazione in tempo reale e di interazione con i cittadini. Se parliamo di comunicazione in tempo reale, è bene sottolineare l'importanza di mantenere attivato il sistema di notifiche push, perché tutte le informazioni, le notizie, gli eventi, i comunicati, le allerte meteo più importanti vi saranno comunicate tempestivamente, grazie all'efficace sistema di notifica push, e quindi non dovrete più andare a cercare le informazioni online, ma saranno le stesse informazioni ad arrivare sotto forma di notifica interattiva e in tempo reale direttamente sui vostri smartphone. Quindi è assolutamente consigliato mantenere aperte le notifiche push. Quando scaricherete l'app, il sistema ve lo chiederà e dovrete digitare l'assenso. Sempre parlando di comunicazione, di utilizzo delle informazioni in mobilità, nella sezione punti di interesse abbiamo cominciato un lavoro di mappatura
di tutti gli attori strategici del territorio. È un percorso lungo, interessante e come dire, continuo, e quindi all'interno del sistema troverete sempre nuovi punti di interesse, sempre nuove informazioni che potrete facilmente navigare e utilizzare direttamente dai vostri smartphone, sfruttando la geolocalizzazione, sfruttando i tasti di collegamento rapido, per avere quindi tutte le informazioni portata di smartphone. Per quanto concerne i servizi interattivi, citiamo l'esempio e l'utilizzo effettuato durante la gestione dei buoni Covid, quindi la sfida nella gestione digitale degli stessi buoni spesa effettuati tramite il municipio, e il servizio invece, diciamo, quotidiano legato a quella che è la raccolta differenziata, con la possibilità di avere quindi tutta una serie di informazioni e di poterle rendere davvero vive, interattive sul proprio smartphone, come la possibilità di consultare il calendario della raccolta differenziata con un alert che avvisa il cittadino, il turista, per il giusto conferimento del rifiuto, o il sistema comodissimo di glossario che guida anche in questo caso l'utente al corretto conferimento. Questi pochi minuti sono i flash, i servizi che troverete scaricando l'app, e quindi assolutamente vi consigliamo di effettuare il download e soprattutto col passaparola di promuoverlo a tutti amici e conoscenti, per far sì che il numero degli utenti sia sempre più ampio e quindi per poter erogare un servizio sempre più di qualità. E lo stesso servizio si collega a livello informatico su un'unica banca dati per facilitare anche il lavoro degli uffici, e quello anche che ha seguito il rifacimento, la rivisitazione grafica del nuovo sito comunale, che come avete visto nella navigazione iniziale si presenta quindi con un nuovo layout che è simile a tutti i nuovi siti della pubblica amministrazione seguendo le linee guida imposte da Agid, e che proprio in questi giorni vive nella sua parte, insomma, importante, perché dopo aver fatto il travaso dati, la rivisitazione, oggi grazie ai dati che consulteremo sulla navigazione potremo meglio individuare anche con gli uffici come collocare in maniera sempre più attuale, sempre più dinamica e sempre più facile per il cittadino tutte le informazioni. Quindi in questi giorni andremo ancora in quest'idea, in questa logica di percorso in continuo divenire, ad apportare quelle modifiche, quelle sistemazioni, proprio grazie all'esperienza dei primi cittadini che già usandolo lasciano impressioni, dati di utilizzo utili a un continuo e costante miglioramento. Quindi non mi resta anche a me che augurarvi un buon utilizzo degli strumenti digitali, e ancora una volta il promemoria a scaricare l'app Municipium. Grazie mille Stefano, mi sentite meglio adesso? Ok, perfetto. E sì, assolutamente, il consiglio è proprio quello di scaricare l'app Municipium, perché come avete visto, come vi ha appena fatto vedere Stefano, ci sono veramente veramente tante funzioni ed è in continua evoluzione, quindi scaricatela perché è veramente utile. Allora, ti ringrazio Stefano, e chiedo a tutti i relatori di accendere microfono e webcam. Intanto che attendiamo che tutti si preparano e che Luigi legga le eventuali domande che ci sono arrivate, io volevo lanciare il sondaggio, come vi aveva già anticipato prima Giovanni, perché vorrei capire quanti di voi già possiedono SPID. Come diciamo, abbiamo detto dall'inizio di questa serata, SPID è uno strumento assolutamente essenziale per poter utilizzare sia lo sportello telematico, ma in generale tanti altri strumenti digitali, quindi è veramente essenziale e è veramente gratuito e facile farlo. Come vedo comunque per ora tutti i cittadini che sono collegati con noi possiedono già SPID, quindi congratulazioni cittadini di Recanati, possiamo dire che sono digitali. Per i pochi che non lo possiedono, come ha detto, fatelo perché è veramente veloce e gratuito farlo, e poi dopo avete diciamo la strada spianata con lo sportello telematico e in generale. Perfetto, allora io chiedo a Luigi se vuole iniziare a rispondere alle domande che sono arrivate. Non sì, ti sentiamo? Cominciamo.
Sì, adesso è riacceso. Allora, cominciamo dalla più semplice. Vedete il mio schermo, giusto? Non riesco più a condividere lo schermo. Sì, scusa, aspetta. Ok, vai. Ok. Allora, partiamo dalla domanda più semplice. Come vi dicevo prima, vi avevo promesso di accedere come un utente amministratore in modo da farvi vedere come si presentava una pratica già trasmessa, che questo diciamo si ricollega a un quesito che è arrivato. Questa istanza che vedete trasmessa di Pagani Alessandro, che di un collega è stata utilizzata proprio come test per la trasmissione, è così che si presenta una pratica trasmessa, protocollo 22401, vedete trasmessa il 18 giugno, il cittadino ha la possibilità di vedere il numero di protocollo con la data di trasmissione, nella sezione conferme ha la possibilità di scaricare la ricevuta di protocollo. Quindi proprio, adesso ve la faccio vedere, è un documento PDF con l'indicazione del numero di protocollo assegnato all'istanza. Eccola qui, quindi vedete in questo caso protocollo numero 22401. Quindi è così che si presenta una pratica già trasmessa e da una pratica già trasmessa c'è la possibilità di generare ulteriori procedimenti correlati. Questo per rispondere a un paio di quesiti. Allora, se noi scarichiamo l'istanza che ha inviato il collega, così come chi ha fatto la domanda ha notato, si tratta di semplici PDF, cioè si tratta di istanze compilate e diciamo il prodotto è un PDF compilato ogni istanza. Non si tratta di PDF firmati digitalmente. Questo perché? Perché il codice per l'amministrazione digitale, con uno specifico articolo, in realtà tutta questa parte di presentazione disciplinata dagli articoli 54, 55 e 56, se non sbaglio, che prevedono la presentazione di istanze, la presentazione di istanze in modalità digitale trasmesse con la sola autenticazione SPID. Quindi solamente tramite autenticazione, non con la firma, se queste istanze sono relative alla singola persona, al singolo individuo. Quindi, se io, Luigi Marzano, accedo col mio SPID e compilo una pratica a nome mio che riguarda, insomma, delle dichiarazioni per cui ho titolo io, e ovviamente non faccio una pratica per conto di Anna, insomma, ad esempio, il CAD mi permette di trasmettere questa istanza con la sola autenticazione SPID, senza il bisogno di apporre firma elettronica o digitale. Diverso, ad esempio, per i settori che verranno attivati su questa piattaforma dell'edilizia e delle attività produttive, dove a fare le dichiarazioni non è mai una sola persona, solo l'avente titolo, ma magari ci sono anche tutti i tecnici incaricati. Quindi c'è il geologo, il responsabile lavori, il responsabile sicurezza, il preposto per il SUAP, quindi ci potrebbero essere diversi soggetti competenti a fare diverse dichiarazioni. In quel caso, oltre all'autenticazione, sarà necessario anche apporre firma elettronica o firma digitale, a seconda dei casi. Poi potete approfondire anche questo tema consultando le domande frequenti. Mi è stato chiesto poi sul tema privacy. Allora, tutti i modelli all'interno, come avete visto nella compilazione, hanno la spunta obbligata, quindi con il consenso esplicito, sull'aver preso visione dell'informativa, informativa che dovrà essere pubblicata sul sito internet dell'amministrazione destinataria, in questo caso è come dire Canati. Se per un preciso procedimento ci dovesse essere bisogno di acquisire anche il consenso, quindi magari sono particolari servizi dove per quella tipologia di procedimento è previsto il consenso, alla modulistica, diciamo tra la modulistica ci sarà compreso anche il modello di espressione del consenso. Quindi faccio l'esempio, se non ricordo nello specifico per il come dire Canati, se c'è l'esempio, magari per i servizi scolastici dove c'è il consenso dei minori e così via, lì ci sarà sicuramente un modello ad hoc dove si potrà raccogliere il consenso in quel caso. Dovrei aver risposto alle Ok. domande relative allo sportello telematico che non arrivate, se ne ho, dovesse avere scatenate delle altre, lo strumento è Per sempre lo stesso. adesso non è arrivato altro. Ti ringrazio Luigi e chiedo anche ai relatori del comune se vogliono accendere microfono e webcam per fare i saluti finali. C'è anche il sindaco che diciamo è stato qua tutta la sera insieme a noi, non è riuscito ad attivare la webcam, però sindaco se vuole dire due parole in conclusione. Sentite? Sì,
Sì, la sentiamo, perfetto. Non possiamo vederla, ma la sentiamo e... Farò in incognito. Esatto. No, mi dispiace per questo inconveniente, ma non, dovevo per forza essere da un'altra parte, quindi ecco, ho dovuto fare un collegamento a parte. Comunque, saluto tutti, vi ringrazio per anche la chiarezza dell'esposizione e mi auguro che sia stata chiara per tutti i partecipanti. Brevissimamente, io ero assessore una decina d'anni fa quando il Comune di Recanati ha aperto il rapporto con Maggiori, anzi, sono stato uno dei propositori del passaggio quasi completo o completo a Maggiori. E oggi, in qualche modo, mi fa piacere da sindaco vedere che siamo andati avanti e che siamo all'avanguardia dal punto di vista di questo passaggio digitale che è sicuramente fondamentale ed è un po' il futuro. Devo dire che la pandemia ci ha sicuramente fatto accelerare, nel senso che noi l'anno scorso, durante il lockdown, ci siamo trovati con delle difficoltà nel ricevere e raggiungere e farsi ricevere e raggiungere dai cittadini, perché poi c'erano delle zone interdette, c'erano tutta una serie di difficoltà alla prenotazione per gli appuntamenti. Insomma, questo ci ha fatto capire che non poteva essere quello il modo migliore per lavorare. Quindi abbiamo pensato che forse conveniva anticipare questo passaggio. Vorrei chiamarlo quasi passaggio generazionale, al quale magari saremmo arrivati tra 5 anni, 7 anni, 10 anni, non lo so. Ci siamo arrivati così, di fatto, in meno di un anno. Per me è un motivo di soddisfazione. Adesso tutto sta ai nostri cittadini ad essere, diciamo, aperti a recepire la novità, che poi è una novità che dovrebbe semplificare le cose, quindi immagino che non dovrebbe essere un problema a recepirla. Quindi è un augurio che faccio, insomma, di avere successo nell'utilizzo dello strumento digitale. Niente, nient'altro, vi saluto e grazie per le informazioni che ci avete dato. Grazie mille a lei, Sindaco. Appunto, la ringraziamo anche noi per essere qua e soprattutto, appunto, come ha appena detto, l'augurio è veramente quello di utilizzare questi strumenti perché sono veramente semplici, come avete visto anche prima, sia da Luigi che da Stefano, e soprattutto utili. Diciamo che comunque ormai siamo tutti abituati ad utilizzare gli strumenti digitali e anche solo, non so, a fare acquisti online. Penso che, insomma, sia capitato a tutti almeno una volta, quindi utilizziamo anche lo sportello telematico e l'app Municipium. Veramente, come avete visto, il consiglio è quello di scaricarla, di scaricare l'app Municipium e utilizzare lo sportello. Perché una volta che iniziate ad utilizzarli per la prima volta, poi dopo diventa tutto più semplice. Perfetto, allora io ringrazio tutti per essere stati qua con noi. Direi che siamo arrivati alla conclusione di questo evento. E niente, vi ringrazio e come vi ho detto, vi auguro un buon utilizzo dello sportello e dell'app Municipium. Grazie a tutti. Ciao a tutti, buona serata. Ciao a Grazie, tutti. grazie, buonasera, buonasera a tutti. Buona Buonasera a serata. tutti. Buonasera a tutti. Sera.